Oggi a Dirette Live abbiamo incontrato l'avvocato Pergino Scardigli, che ci presenta il suo ultimo lavoro 1849-1902 con l'Unità d'Italia, la Marina Militare del Golfo e le prime istituzioni imprenditoriali spezzine. Di che cosa si tratta? Verrà presentato martedì alle 16:30 in Camera di Commercio questo libro, che è una fatica che mi ha accompagnato nel corso degli ultimi anni, che riguarda appunto La Spezia e l'Unità d'Italia, la venuta della Marina Militare La Spezia e poi la formazione delle prime associazioni imprenditoriali e quindi il crearsi di un tessuto imprenditoriale nell'ambito del nostro territorio. È un percorso molto lungo che parte da Napoleone, seppure brevemente accennato, e la sua ambizione di fare della Spezia l'atolone del Mediterraneo e di fare del nostro territorio un elemento fondamentale dell'impero, e poi via via parlerà della prima guerra d'indipendenza, che segna il momento nodale nel quale il Piemonte decide di portare la flotta militare italiana e l'arsenale alla Spezia, decentrandolo da Genova. E correndo su questo filo, proporre che cosa è accaduto alla Spezia negli anni successivi, cioè la venuta dell'arsenale ha rappresentato un momento centrale di espansione delle attività della meccanica, della cantieristica, le attività navali nel nostro territorio, con grandi stabilimenti che hanno fatto la storia del nostro paese, a partire dall'arsenale con i vari delle grandi corazzate, ma anche stabilimenti come Muggiano, che a sua volta ha costruito centinaia di navi e oltre 100 sommergibili che sono state vendute in tutte le marine del mondo, ed altre aziende importantissime come Termomeccanica, che hanno rappresentato un fattore molto alto nelle tecnologie del pompaggio delle acque e alcuni servizi a bordo delle navi, non soltanto militari ma anche civili. E tutto questo accompagnato dal problema di come fondare delle associazioni imprenditoriali che rappresentassero questo movimento economico crescente, e quindi la nascita poi anche della Camera di Commercio, che avverrà nel 1902. E questa storia naturalmente è costellata da personaggi che sono stati cancellati dalla memoria collettiva, ma che invece hanno rappresentato delle forze molto grandi che senza le quali probabilmente non si sarebbe avuta con altrettanta energia quel movimento appunto imprenditoriale che poi ha portato alla fondazione sia della Camera di Commercio ma anche dell'Associazione Commercianti Industriali Esercenti, che è stato molto importante, ma di altre istituzioni come per esempio la Camera del Lavoro che hanno fatto diciamo, crescere la nostra città, avvicinandola a quanto avveniva nelle grandi città industriali del nord. Quindi una Spezia che partecipa allo sviluppo del nostro paese e che la vede primeggiare anche rispetto a città che oggi sono più importanti della Spezia, ma primeggiare proprio per la grandezza dei propri stabilimenti e per la forza d'urto della massa operaia che alla Spezia operava. (Susurra)